Dai, crediamoci su. Prova a vedere se... Aspetta. Andiamo a vedere chi salta la prima missione, masce. Ascolta un po' di musica nel frattempo. Ti ringrazio. Non è rilassante? No. Eccolo, è lui, è lui. Ecco qua. Ragazzi, corriamo. Ok. Corriamo. Allora, io ho già sorteggiato per non sbagliare chi salta invece di chi gioca. Aspetta. Io e Axe saltiamo la prima missione. Ci siamo tutti. E qui qual è il turno di chi gioca? Monti per primo. Io ce secondo. Meno male che sono 99 secondi, così almeno ho in tempo a fare il turno, Monti. Vero. Dai, ci siamo. Noto solo adesso che a me mi è capitato il maiale ingrassato con le guance grosse. Con le guance grosse. Guardalo, sembra che abbia mangiato 6 kg di prosciutto in più rispetto agli altri. Cannibale. Dalla faccia che fa, non lo escluderei. Bene, forse probabilmente allora sarò io a finire la partita. Con una bella con un artigliere puoi farlo tranquillamente. Bene, detto questo fallirò il mio colpo. Con un 29. Anche una bomba va bene. Rimpiazzata. Rimpiazzata. Allora, se fallisci il colpo, non puoi più dire la parola maiale per il resto della run. Oh cacchio, questo è difficile. La maiale. C'ho paura dell'input lag, cacchiarola. Dopo che adesso un po' di strisina, è venuto fuori. Eh sì. Lo sapevo. Ah, meno male. Ok. Ottimo. Bene, poi ho vinto, ho detto neanche Monti festeggia senza aver... Non sei morto, Monti. Meglio così, no? Benvenuto. Non ha dovuto neanche... Si è preso il premio, non ha dovuto neanche lavorare. Ha fatto il ragazzo cheerleader, lui. E adesso sarà anche promosso, ti dico di più. Ma perché questa missione si chiama Bontà? Non lo so. I misteri del gioco. Ma più che altro... C'è solo un paio... doppiaggio. Vabbè. Com'è che si chiama nell'inglese? Ah, Trench Warfare. Cioè, semplicemente guerra in trincea. Meglio missione bontà quasi, guarda. Quello no. Missione in trincea c'ha senso. C'è una trincea in mezzo, ci sono le mine. Ho capito, ma è un nome banale, diciamo, no? Sì, ok, perché bontà non è banale. Non è una roba... Una parola tirata lì a caso. Bisognerebbe chiedere. Gli stai rubando la granata o quello che trovi? Ecco. No, ti ho rubato la granata. Ma perché a mia intenzione risparmi già subito le artiglieri. Se le avessi rubato le granate, la recluta sarebbe stata una bella cosa. Sperando che mi vada bene la granata. Sì, perché io ormai le tiro dall'alto verso il basso e non al contrario, perché non mi vanno proprio mai dritte così. Però credo che non basti. Mi aspettavo un body block. Oh, che culo! Incredibile! Ritiro tutto quello che ho detto, sei un genio. Lui che culo, ragazzi. Ma guarda, io ti garantisco che quello là non era morto a salute. È morto sì. Per... voleva morire. No, sì. Vabbè, allora faccio il cazzo che mi pare a me, va bene. Usa le frecce, se no non riesci. Sto usando le frecce! Ma c'è pure il mortaio lì. Se te la senti, visto che... vedo che barcolli. Scusate, ma la vodka stamattina mi tirava. C'abbiamo un medico ubriaco, ragazzi. Ma guarda che roba! Ma che problema c'è a muovere il maiale? È la vodka. Ma chi manca? Non ho capito. È la vodka. Beh, puoi fare poi. Prendi l'artigliere. One shot. Che è più facile visto che il colpo è più vicino. È perfetto secondo me, Ma è un po' lungo. Mi avevo in testa. Pocco. Perfetto, grazie Angelo.
Ho capito, hai preso un piccolino d'acqua che c'era in linea vecchia. L'acqua nata non dovrebbe avere. Pensavo fosse vodka, scusate. No. No, ci arriva. Wow. Faccio questa gita. Allora, guarda com'è poco ubriaco lì. Io odio il brother. Ragazzi, io sono abituato alla tastiera, quindi... Ah, che bella città là, Cupevo. No, al lago no, per favore. Brutti ricordi da torneo. Brutti. La odio quella là. No, da entrambi i tornei per essere più possibile. Sì, esatto. Ci ho giocato tipo 4 volte e ne ho vinta solo una. Qualcuno che mangia qui. Ah, io c'ho solo 64, io volevo fare body blocking. Mi sa che è meglio che sto nascosto, va. Sì, scusate, devo smettere di usarvi. Nelle tue finali. Sì, dove sta? Non lo vedo! Acci, tu, non ci vedo. No, dai, abbiamo perso tutto. Non ce ne abbiamo conto. Mamma mia, che pessimista. Il bello è quello. È arrivato lui, ne abbiamo già perso. Le cose inaspettate. No, ma la mia è stata fantastica. Non riuscivo a vedere quello che volevo prendere. Poi ho tirato a caso e ho preso la chiacchio di antenna. No, Recto, vai pure avanti. Aio. Infatti, mi parla. Con due maiali. Quello sì. Con 98 puoi fare una strage. Puoi tirare tutte e due in un colpo. Okay. Infatti, se a Monti gli casca l'internet, mi sa che è colpa mia che ho preso l'antenna col colpo multiplo. Anche te sei uno di quelli che non gli piace il 5G di frugge le antenne? Sì, sono un complottista. Ecco, Mascetti, ti prendi pure la kill, va. Masce, pugno. No, pugno. Dai, col pugno che gli ho rubato. E per forza, è proprio Luca ha rubato. È proprio Luca ha rubato il pugno. Portasci tu! Oh no, mon pugno. Engineer, vai in volteggio tu, Engineer. Ma tu stai almeno salvando con F1 questa roba, perché altrimenti se usciamo per sbaglio. No, non ho ancora salvato. Salviamo la Adesso sa, ecco. Fai un salto zitto per 5 secondi e poi no. Panico, oh cazzo. Devo andare a liberarmi dell'apprendista, giusto? Ma non c'ha meno di 20, scusa, non basta una pistola. Ah no, c'ha 33, c'ha ragione. No. Che cazzo. Il ponte. Oh. Non mi barcollare proprio adesso. No. Ok. Io c'ho paura più che altro che l'infermiere spari a lui, spari a Masce. No, c'ha lì due artiglieri vicino. Lo so, però. Oddio, no, aborto. Sì, ma ragazzi, tanto ormai l'apprendista è inutile, c'ha solo il pugno. Lo siete dimenticato? Perché io ho lasciato. Madonna, io ho lasciato, ma è andato comunque dei culo. Dai, muore. Buona. L'ho preso. Culo perché avevo lasciato la X e qui è andato fino in fondo. Buono. Va bene. Comunque, vedi, sa giocare, fa le cose giuste. Sì. Dai, bel colpo, è andato. Ora dobbiamo solo stare attenti all'esploratore, perché... vedi, Masce, quello è per te. Cioè, c'è scritto il nome tuo sopra. Adesso quando fai il video ci vuole l'editing con il porcino. Lo farò. Sotto. Ecco, non usa neanche il gas velenoso contro di me, allora siamo a posto. Ah, soprattutto... Buono perché ha avvelenato Monti, c'è Axby lì vicino che lo può curare. Poi ci abbiamo anche un altro cazzo della salute per all'occorrenza. Da 50. Sì, adesso tu gli farei un bel 40 stando alla larga. Mi sa che l'ultimo pezzo non è arrivato. Ah, ma c'è ancora anche la mina. Oddio, mo si mette a fare cose sue. ma è meglio che toglie. Che fiducia che sai del tuo compagno di squadra. Che spari ancora a Monti. Questa sì che è fiducia. La cosa bella è che se avevi una TNT, lì lo potevi buttare fuori. Io so. Minchia che combo, da 60. Eh sì. La chiudiamo qua. Eh sì, perché adesso lui ha 15. Mm. Oh.
Era credibile? Sì. Sei appena stato assunto per fare i sound del Oxford 2. Ti hanno mandato una mail, guardaci. C'è Apple che ha scritto. Però anche dei bombardetti direi di metterti dietro a un... di metterti a finita dove così ti protegge il fucile da cecchino, dove c'è il capanno. Più qua. No, a sinistra, avanti a sinistra. No, qua. No. No, lì ti beccano. Acqua, dove acqua, fuochino. Mettite dove ti pare. Mettite dove ti pare. A sinistra, a sinistra, a sinistra. Bene, a sinistra. Ecco, oh, ecco, perfetto. No, fuoco, ma più avanti ancora. Madonna mia. Ma guarda, lei ha il controllo, mi muova lei. Io direi che è il momento di lasciarlo andare. Che sennò va a finire avanti, avanti, va a finire sul campo minato. Eh no, troppo corto, troppo corto. Ah, no, di più. No, ma dove sto? Occhio, tre secondi, due secondi, uno. Spara, spara! Vai. Spara. Nemico, spara. Buono. Speriamo che... Aia, questo mi sembra buono a me. Questo prende la casa in piedi. Sto in fronte. No, non ci credo. Ma credo. Ma cos'è? Succede. Ho capito, ma che sfiga. Ma io quando ti dicevo di metterti bene l'edificio, tu non l'hai fatto. Non dovevi stare così avanti. Non è che hai liberato. Guarda contro la parete. Sì, però fa qualcosa, Cristo Santo. No, grazie, ma non ne potevo più. Sparami, fai qualcosa. Fai qualcosa, please. Non ne posso più. Ok, mi sono rotto le scale. Ti dico io se puoi passare. Aspetta, fermati. Quello ecco, dritto. Vai dritto, ecco. Mi sono rotto le scatole. Non è lì, eh? Ma cosa stai facendo? Sto adesso sistemando il mortaio. Ok. È comunque più ottimo, ti sei fatto 17 danni. Che risoluzione stiamo giocando? Per due. Porca miseria, me lo dovevi di prima. No, guarda, Angelo, che non sei nei rossi oggi, eh? Sono abituato che quel colpo lì fa sempre la stessa distanza, ma a risoluzione normale, quindi... Allora, cioè dovrei avere uno screenshot di come va fatto quel colpo quando la risoluzione è per due. Ma basta girare a destra e a sinistra, fa qualcosa! Oh, finalmente! Minchia, oh! Meno di 40, porca miseria, manco l'ero accorto. Viene a finire il lavoro con la TNT, grazie. Ragazzi, quanto ha il tipo? Meno di 45. 45. Ma con la TNT lo uccide, no. Fai tutto il giro lungo, soprattutto muoio pure io se metto la TNT. No, non ti becco. Come no, c'ho 33, come no? Basta che la metto un po' indietro, vabbè. No, non ti becca. Aspetta però, ti dico un'altra cosa. Visto che è morto uno, che muore il secondo non cambia niente, quindi ce ne possiamo anche fregare. E no, se ne muove il secondo maiale c'è permanente. No, c'è il terzo maiale, c'è permanente. Al terzo maiale c'è permanente, fidati di me. È sicuro. Se no non me la rischio, gli sparo in faccia così e faccio body block. No. Fai mina più. No. Ma magari non muore nemmeno. Da. Potevi fare mille qualcosa. Per fidarvi di me. Però... Vedi? Che brivido. Infatti. Ecco, mi sono autopunito per la mia inettitudine. Il mio spirito vi infesterà per questo. Bonus sopravvivenza? Niente. Mettiti un posto dove vuoi e cerca di sparare al bunker che c'ha 69, credo. Cioè, lì forse sei un po' in pericolo. Ma devo sparare? Ma c'è in pericolo, no, lì. Se... Una vera arma. Guarda se prende me. Hai 5 secondi, no. 4, 3, rischioso. 2. Questo è cortissimo, te lo dico da prima. Fai un buco nell'acqua, secondo me. Sì. Vabbè, dai, successo niente, tu mi spara a me. La paura di prendere a te.
Ma lui adesso, tra l'altro mi sa che gli è rimasto un colpo solo, quindi... Sì, sì, è l'ultima metà di attrice che ha. Guardate se prende... Fai! Non ci posso credere, non ci posso credere. Non lo stava mirando. Quanta vita? 50 tutte e due, mi sa. Già. Provo a rubare, non lo so. Magari lo lasci con, lasci con la baionetta. Con il non credo che possiamo avere sta... Già questo è qualcosa. Oh, mamma mia. Di tu, non ci sì, credo. Però solo con la regola ti vengono bene. Cioè, che sfiga oggi. Mamma mia, infatti, veramente. Riesco magari a saltare su bunker. Sì, ci dovresti riuscire. Però devi farlo perfetto. No, questa idea. Troppo lontano. Mamma detto, mia. Tu devi fidare di me. Sto facendo schifo, ma le cose le so. Mamma mia. E voilà. Oh. Fa l'impresa da salto, poi manca, manca il veleno. Oh, bene, Axpai. Mi curi, da prego, mi venga in aiuto. Qualcuno non lasciamo morire Monty anche oggi. C'è tipo tre persone da curare, quindi... Sì, sì, è un pochino alla volta. Io direi in tutta tranquillità puoi andare lì e tirare una bella granata medica. Sì, sì, adesso vai pure via. Dove ci siamo sia io che Com. Lo lancio da qua. Ah, vedi, guarda come ci siamo messi bene, guarda che bellezza. Tutta potenza? Tutta potenza. Direi proprio di sì, forse un pelo di meno, ma dovresti arrivarci comunque. No, no! Ma che cazzo? Pochino di lag, ma l'ha preso il comando. No, perché se lo prendo perfetto non colpisce Mash, però no, diciamo che non è aggiornata. Ma con il rango che ha adesso, un macettino è un macecchino. È un macecchino. No, però io apprezzo le battute cretine, quindi bravo. Sì, lo so, era terribile. No. Sono fiero di metterla poi. Sono fiero di metterla sul mio canale poi. Ma questo è vero. Tanto non lo prende. Ecco, bene, partita finita. Ma io voglio provare una cosa. Sta, è finito. Devo fare il danno. Cosa fai il danno? Sì, ma mi sa che quindi sì. No, ma lo lancio a camera. Passi. Siete esperti di piccolezza. Dagli fuoco! Kill it with fire! Barbecue time! No, col carro armato finisce il turno. Il bunker no, è vero. E questo albero qua, vero? Sì. Sì. Rendilo inutile! Ecco. E una. E due. Vabbè, che sfiga. E tre! Però, aspetta. Aspetta, gli ho rubato un gas veleno. Non gli ho rubato un gas veleno. No, non gli hai rubato niente. No. Cosa può fare? Nulla. Ti tira giù la tenda meglio. Che non lo prendo, che non la prendo, un'altra questione, ma... È... No, questa volta lo vai bene. Prendi di nuovo la tenda del 5G, guarda. Non ci posso credere. Del 5G. No, ragazzi, no, io me ne vado. Cioè, non è possibile. La prossima volta prova a mirare l'antenna del 5G. Forse prendi la spina. Cioè, gli unici colpi che ho azzeccato. Oddio santo. Che palle che fanno. Non è che ho granate per sempre io, siamo un po' nei guai. Perché adesso ci dobbiamo buttare da quella parte. Monty, devi andare a rompere scatole a quella spia. Mettiti davanti a me in linea d'aria con la spia. Devo peccate. Oh, perché gira? No, perché no. Gira. Oddio. Ho messo pausa io. Perché c'è del fumo in mezzo all'acqua? No. Stai imbattendo. Hai problemi di lag. Aspetta, non ricominciamo se non siamo sicuri, perché qua se no lo perdiamo. Allora, salva un attimo e muovilo tu, casomai. Aspetta, fermi tutti, levo io la pausa e lo rifaccio tornare fuori dall'acqua. Madre mia. Ecco, mi esce 70 di lag, di MFT di ping, quindi non dovresti avere problemi. Aspetta, fermi tutti. Fermi tutti, non mi muovo. Vai subito indietro. Aspetta.
Se no lo faccio io. Ok, okay, fatto. Provo. Prova, vai. Provo. Ok. Ok. Allora, devi andare verso la spia, gli devi far male. Sì, sì. Però devi metterti in un punto dove non ti può mettere la TNT perché funziona il cecchino. No, 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 stai qua. Stai da sta parte. Che se no Axpai è in grosso pericolo. Ma perché oggi va così? Perché? Ha fatto 70 di roba, porca miseria. Scusi, medico, non è che mi curerebbe. Sai, tra medici. No, No. L'abbiamo preso per i capelli, sta partita. Sì, è abbastanza, però, insomma. Però adesso con Mortai Bazooka cercate di beccarlo. Molte grazie, cercherò di farlo. Anche una dinamite, ma noi siamo 5 codardi che hanno superato. Siamo 5 codardi a full vita. A non far morire nessuno. Oh, bene. Bene, Mash, chiudi questo supplizio. Sì, però non farla lunga che te. Tira fuori questo cazzo di lanciarazzi. No. Con lanciarazzi non si può fidare. Non sbaglia, gli metto la TNT. Sì, metti una TNT e basta. Non ce l'ha. L'ha usata all'inizio, bestiola. L'ha usata come primo turno. Cosa stai facendo? Mamma mia. Cosa stai facendo? Ha rischiato. Prende la base dell'albero, mi fai prendere un colpo così. Oh, è finita. Infatti io ti consiglio di non andare neanche a prendere la salute. No, no. Perdi tempo. Cosa della salute non serve. Ma ti va appena anche a frate. Dovresti andare a sinistra adesso. Non puoi proprio fare in tempo. No, no, ce la fai, ma pelo. Oh, mio Dio. Tre sospiri in contemporanea. Oh, mio Dio, abbiamo sospirato mente tanto che è stato cancellato l'audio. Una frase prima che spari? No. Freddo. Una bella patata per te. Siete molto bravi a farle voi. Ma devo sparare? Così, così va a finire alla missione 11 il tiro. È ancora troppo, No, troppo poco, ancora un po'. O torna alla 9. Ancora un pochino. No, secondo me va bene così. No! No! Secondo... Il blink. Non è che era un po', secondo me. Era un po' che qualcuno non beccava blink. Oh, suicidio. Ce l'ha fatta anche stavolta. Okay. No, ok, ce l'ha fatta. Mamma mia, ragazzi. Gas velenoso, attenzione. Mia meditazione. No, cazzo, va bene. Questo fucile non c'è chi. Ma voglio mantenere a tutti i costi, non so che dire. Believe. Lui dovrebbe sparare a... Allora, lui alla se fine. Me lo lasciate a me lo butto fuori dopo con... Forza, sì. Oddio. No! Oddio. Fuori. È uscito. È evaso. Sei per adesso da che vai. Aspetta, non ho il compito di curarlo. Spostati, Cristo! Ma qual è quella battuta che dicono un'ambulanza, nino? Qual è quella battuta che quello dicono? È il grandissimo Spartaco che dice, te faccio piagne. Cioè, ah, no, un'ambulanza. Ti faccio piagne. come un'ambulanza. Leggendario. Ovviamente non mi ricordavo più, c'è anche l'immobilizzatore Akbai. Giusto? Certo, l'abbiamo promosso. E non mi ricordavo più. Stiamo avendo un culo con le volte che tocca Akbai, una cosa pazzesca. Un culo. Appena muore qualcuno prende un colpo forte, tocca Akbai. C'è riuscito, ragazzi. Anche se andrà oltre, però, insomma. Vabbè. Ci ho provato. Sì, ok, mi becco 40 danni da glutine qui. Glutine? C'è una bella cosa che potremmo fare. Cercare di buttare i cecchini dentro nella recinzione.
Io con shock e con le mine TNT possiamo farlo. Credo che solo tu e Com possiate provarci. Ma lasciami in pace Monti, Cristo sa, ma colpisci a me. Ma che palle, ma mi ha fatto sti 40 di cura. Ma che palle, ma va a cagare Glutine. Ma sai, Monti non deve morire e attiva troppo. Ma mamma mia, era super doppietta. Mamma mia, sì, davvero. Fallo, ti prego. Lascia perdere. Lascia perdere tutto. No, però prova a mettere una mina che magari molla, diciamo, tutto quello che stai facendo e approfitta. Però c'è il bombardiere anche. Sì. Sì, tra l'altro. Oh mio Dio, dove va? Qualcuno lo fermi. Hai involontariamente fatto una cosa bellissima. Pro. Una cosa, se no attaccatelo voi il bombardiere. Sì, sì, fallo attaccare a Monti il bombardiere, va. Prendi, no, però prendere anche quella carta della vita, perché potrebbe prendere la roba. Ottima idea. Dove vai? Dove vai? Esatto, dove vai? 10, calma, tranquillo, 9, che non c'è fretta. 8. Vabbè, dai, poteva andare peggio. Me lo dimentico. Io me lo dimentico sempre che ci sono i carri dietro di noi, perché cioè nella mente mia ci sono solo quelli nemici. Sì, sì. Attento, è andato a vicino. No! Ma io lo so, l'ha voluto fare apposta e poi no. Se ne è pentito. Ma vale come fatto. Attento a non far saltare il carro. 44, vi posso distruggere il carro con la spia? Mi sa di no. Ah sì, cioè, posso mettere c'è la TNT? Sì, sì. Però se metto la TNT riesco a fare anche danno extra da esplosione, perché spara via il maiale. Sì, 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 ha voglia. Dentro il carro. Se non prendi le medaglie. Mi sono dimenticato il resto della fase. No, non credo che te ne manderò altri. T'ho avvertito. T'ho avvertito. Ruba tutto. Fallo esplodere. È una bella idea, è una bella idea. Poi gli prende la mimetizzazione, il coltello e l'elettroshock. Oh, ecco. Buono, buono. Poi? Coltello. Vabbè, ascolta, ne è valsa la pena solo per aver preso la TNT. Che non userà, ma non fa niente. Beh, no, un altro turno, cambia sicuro. Esce un ecco, per te pare, va. Però ci abbiamo un medico. Poi c'è anche i dati medici. Ma, ragazzi, ma è assurdo. Cioè, ogni volta che qualcuno viene preso male, c'è Axby. Ma sì, è il turno suo. Nino. Ti vuoi chiamare Nino? Paolo, ecco, vai a fare Paolo. Sa che Paolo. Contro 5 bunker, voglio vedere che cacchio fai, cioè nulla. E ti devi nascondere dietro a qualche albero, da qualche parte. Sì. E devi aspettare che esce fuori qualche artigliere. Allora. Ma io mi fido del suo giudizio, sono curioso. No, le volevo prendere io le mine. Anche perché voi siete più esperti del gioco, quindi forse speedrun, non ci credo, cioè mi sta tecniche di speedrun, ragazzi, esperti del gioco. No, sì, ma come dicevo, in bersaglio in piena vista ti beccano al 100%. Tutto molto difensiva questa partita che stiamo dando. Va bene spara, no, niente, no, c'ho premuto, non ho fatto niente, esattamente zero danni in 4 turni. Esperti del gioco. Siamo meravigliosi, veramente. Tra gente che si, però, che si schianta con jetpack e che diventa alberi. Il posizionamento è molto buono. Bisogna posizionamento. Sì, siamo molto bene difensivamente, questo bisogna dire. Io già sento persone che non ci promettono medaglie per quello che stiamo facendo. Cosa stai facendo? Stai perdendo tempo. Hashtag shrapnellalo. Arrivai a fare tipo l'ultima missione di stealth, praticamente di mimetizzazione continua, era esasperato. In generale mi stava insultando in tutti i modi. Sempre il cazzo di tasto. 20 anni che gioco questo gioco, ancora non ho imparato i tasti. Dio Bricco. Dio Bricco è una referenza alla prima partita con Z Pogo. È la lore dei nati per soffitto. Io non c'ho più jetpack, quindi mi sarebbe molto piaciuto usarlo lì, ma
te c'hai. E mi sa che mi conviene andare da quello che c'ha 12. Quello lo puoi distruggere. Se il macettino avesse tempo, gli salterebbe in testa 12 volte a quello là. Potevo farlo io, sai, se me lo dicevi ci provo. Ma è un bunker, come gli salti in testa? No, a quello no, che c'ha. No, ma che cazzo, no. No, dicevo a quello che c'ha 9. Sì, ma cos'è sto tiro? No, magari annega. No. Magari che fuori bunker. Lui. Magari lo distrugge. Gli ho detto che non so parlare e giocare allo stesso tempo, vero? Lo distrugge. Guarda, è tutto calcolato. Ammutinamento. Tutto calcolato. Che colpo che ha fatto. Calculation. Ci ha fatto vedere come si fa, ragazzi. Adesso imitatelo. Ma ci sono un culo. Mamma mia. Sì, abbastanza. Madre. Cosa? Ma non è meglio su Jet qua, perché magari così non c'è neanche in tempo. Ah! No, non ci credo, l'avevo anche tu già. La prima mia senza. Oddio, ma perché hai fatto? Esperti del gioco. No. Oi, cosa fai? Sono d'accordo perché allora, No. Ti dico perché. Si cerca di portarla a casa lo stesso. Ho fatto apposta per fare il deficiente, l'ho fatto apposta per fare con gli altri. Certo. Avrei dovuto usare il jetpack. Quindi. Io non sono d'accordo su questa cosa, perciò mi saboterò. No, la prego, non ti saboti. La tagliamo. Me l'ha chiesto con così tanta gentilezza che l'ascolterò. Spara quello da 120 nel campo minato, scusa. No, ma la spia quella lì. Sì, la spia che c'ha poco. Comunque. Non ci va, oddio, aspetta. Ma tanto muore uguale, perché c'ha meno di 20. È vero, però voglio. Quindi spara. Sì, alza, spara alza. Vai, dovrebbe andare fuori. Sì, finisce. Ecco, non te l'ha fatto neanche vedere. È partito, basta. No, è vivo. Era rimasto molto gentile. Dentro il bordo era rimasto, incredibile. È un maialo. No, non una volta. Basta spararmi a me, rotti i maroni. Ve l'avevo detto che veniva a prendere quella stelleria lì. Adesso come facciamo? Te lo dico io come facciamo. Ricordati che Axby c'ha una bella arma nascosta nel suo arsenale. Che può usare contro il caporale. Se ci riesce, che gli impedisce di usare il suo turno. Devo essere più specifico. Se riesce però. Perché ti incontro la distanza. Se sei riuscito te da lì. Ma io c'ho fucile di precisione. Sì, ma la distanza è ancora buona, basta che si mette sotto. Bisogna vedere se lo vede però. Minchia, no? È proprio preciso sto colpo. Ragazzi, signori, mi fate stare male. Che bellezza. Io purtroppo mi ha cresciato un'altra volta, quindi sto col frame fermo immagine in questo momento. No, fermo immagine. Ha preso la cassa, quindi? Il bastardo? E ha preso l'arma. Quindi come fai? Un po' che si uccide adesso con la granata multipla. No, devo aspettare che ricrescia di nuovo e poi... Un saluto a tutti quelli che pazientemente stanno aspettando Adibi. Adesso vi racconto delle barzellette brevi e divertenti. Qual è la città preferita dei ragni? Ho quasi paura a fartele fare, però insomma. Le sto leggendo da internet, quindi non sono di mia fantasia, tranquillo. Ok, io dovrei essere rientrato comunque. Ah, ok, possiamo giocare. Ti rovino la festa sempre. No, tranquillo. Forse quando Adibi gli crasha Parsec, barzellette brevi prese da internet. Lo sai che se tiri la come si chiama molto alta potresti buttarlo fuori? Allora. Molto alta. Provare. Sì, però non è semplice. Devi ancora andare in alto. No, ti devi mettere sopra di lui praticamente e a 45 gradi la devi mettere. Così, tipo, no? Su. No, ancora un po' più in alto. Ma lo prende? Sì.
sì. Un pochino ancora più su. Non lo scavalca. Sì! Wow. Vedi? Io sono scarso, cioè stasera sono scarso, però le cose le so. Sì, sei scarso. Pensavo di poterlo prendere così in alto. Ma non hai le scarpe? Vinci questo turno. Con un colpo strano vorresti addirittura vincere. È quello che proverò a fare. Se riesci in tempo a saltare la tempesta d'artigliere. Ah, questo mi fa. Secondo me si riesce a vincere anche senza saltare. Ah, no, no, ho capito cosa vuole fare. Sì, sì. Ma non ce la fa. Sì, sì, ce la fa. Ma non c'è detto shock. Peccato. Ah, cazzo. Vabbè, ci provo. Io avrei usato cosa? Avrei usato machine gun per spararlo di là. No, non ce la fa, non lo vedevo. Dai, che ce la fai. Nel muso, Sei bellissimo, mamma mia. Sei bellissimo. Tante grazie. Ok, a posto. L'importante è che la fai. Guarda, se sei un fenomeno, riesci pure a colpirlo con l'ultimo colpo. Cioè, ti faccio una statua se ci riesci. Dai, proviamo. Jack it up. Yes, andiamo. Gimme da statua. L'ha fatto. Non ci posso credere. Gimme da statua, please. Mamma mia. Gimme da statua. Come metterò DNT sulla guardia. Sì, cominciamo ad abbatterci sulla baracca. Cominciamo a dare tipo scardinate DNT, la baracca. Ma secondo me è meglio se ti nascondi, perché se metti la TNT dopo rischi che di essere per fare della spina. Ma tanto ormai non fa più in tempo, quindi metti di assicuro. Ok. No, perché cioè, è abbastanza impressionante che siamo riusciti a fare fuori 4 spie prima che cascasse la Super TNT. Ok. Ma ta spia qua mi sembra okay. Mi sembra che sia un po' troppo peripatetico. No, non venire a rompere, no. Curati, curi, va a prendere la medicina, fa tutto. Sì, sì, vado a prendere un caffè proprio laggiù. Gino, fammi un crudino. Il bello è che ce lo vedo il maiale a fare a urlargliela così. E poi c'era anche Gino tra i maiali, quel nome italiano. Gino, mamma, in crudino, madonna, che ci sono rimasto malissimo quando non facevano più la pubblicità con Scimmione. Era troppo bella. Rip Scimmione. Rip Arambe. Eh sì. Quella è la ricola coi finlandesi, la mia preferita in assoluto. Non è il castoro che scorreggia. No, la ricola dei finlandesi non si batte. Terme finlandesi fare bene a Brocchi. Quindi noi in finlandesi inventato caramelle finlandesi per fare bene anche a Goma. Chi le ha inventate? Gli svizzeri. Chi di preciso? Riccola. Bene, dopo questa breve digressione sulla pubblicità italiana, possiamo andare a prendere le medaglie. Non usare il gas velenoso, fattanculo. Perché gli esibisci le cose? Sì, effettivamente stavolta siamo andati proprio male, perché c'è gas velenoso e Axe poi ha già fatto il turno. Però ci ha preso solo 2. Non usare gas velenoso, non usare gas velenoso, vaffanculo. Vaffanculo. Allora, chi prendo? 30. Ma che testa di cazzo, sono proprio me? Adesso me la prendo. Ah no, ha colpito... Angelo, ok. Monti, curi, no. Secondo me devo... Secondo me puoi provare. Fare una cosa, puoi rimanere qua, così il chirurgo ci può curare tutte e due. Controlla quanto c'ha il... Oppure curi a me, sì, c'ha ragione. Thank you. Mi stanno rubando il lavoro. Si figuri. Mm. Dove vai? No. Rimane là, però rimane là, che è buono. Fa prendere la cassa. Ok, il prossimo attacco è i violi. Non è che fa saltare. Il bello è se col jetpack. Non ci credo.
distrutto la vita, si non c'è più la vita, ha fatto, e ha fatto la medaglia. E manco solo quella, ci ha regalato la medaglia, ragazzi. Ci ha fatto l'obiettivo della missione. E sta perdendo tempo anche quando è caduta la medaglia. Davvero, non me ne ero accorto. Sì, sì, il tempo va. Stupendo, momento più alto, momento più alto. Lo vedi? Sì. Se ci riesci. Un secondo. No, veloce. Ma non l'aveva nemmeno. Non l'aveva tempo. Però magari adesso ti spara e tira giù l'artigliere per quello. Intanto lui se ne va in un angolo a... anche un po' laggato. Sì. Sì, la voce diciamo non è adattissima. A meditare su cosa ha fatto. Signor chirurgo, c'è una cura da fare al signor Monti, che mi è stata commissionata... Mi è stato detto di fargli questo report. Ah, quindi adesso sono io che pago i debiti per te? No, semplicemente sono venuto a dirti che gli serve una mano. Ah, quindi comanda lei? Sta continuando questa bromance tra Monti e il medico. Questa era bellissima. Love you, Monti. Love you, baby. Ma cosa? Ci arriva. Abbiate fede. Questo era il colpo più bello di tutta l'avventura. No, ma il commento è stato bellissimo. Arriva. Abbiate fede. Il colpo più bello di tutta l'avventura. E continuo a dire, il medico è MVP di questa isola. Sì. Most valuable pig. Però te la sta prendendo con me. Voglio coso... ad esempio quella canzone che fa din 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 dun piano piano mentre la granata va verso l'avversario. Sì, sì, diciamo, corsa alla vittoria, come si chiama. Oppure possiamo fare come fanno con i meme, ossia bianco e nero sullo, con lo zoom sul nemico. Hello darkness, my friend. Oppure o quello lì che esce il to be continued sotto. Ah, è vero, è il Giorgio. Però tu continui e lo metti a metà della granata dopo che io ho detto arriva, abbiate fede. No. Sul collo te l'ho dato, come un vaccino t'ho fatto. Un vaccino. Dai, ma mo lo fa. Un bacino t'ho dato. Porco Giuda, lui è un complottista, non crede al vaccino. Ha fatto l'antivaccino. No vax. Io lo vaccino di nuovo. Stavolta sul culo, però. Sullo zainetto. In tuo culo ti vaccino. Vabbè, c'è una... Dai, una bella Com DNT, una bella DNT, così lo dirà poco. Com sta impazzendo, prende spari ovunque. Questo è un vaccino, questo non fa. Questo... Con questo mi sento meglio, con questo mi viene sonno. Ah, il culo. Cosa? Inside your body. Infatti... Ah, no, mi piace, lui gli vuole rubare le armi ruba a qualcuno dei nostri, ma non ha più il tranquillizzatore. Non rubare a qualcuno dei nostri, se gli ruba qualcosa gli ruba speranza, gioia. Allora c'ha il coltello, il fucile e guarda, voglia di vivere per quindi... tre famiglia per uno, pazienza ragazzi, per tre. Non può fare più niente, non c'ha più armi d'attacco. Accelera. Accelera. La mia testa. Ok, perfetto. Sono le bellissime missioni da mettere integrali su YouTube. Sì, ma la seconda atterra vicino a noi. Sì, ma a meno che non becchiamo il posto preciso, comunque ci deve andare un'altra persona. Quindi conviene che aspettiamo che esca la seconda e poi ci va una per tutte e due. Convieni con questo, con me su questo. Non ci posso credere. Che cazzo? No, non ci... no ragazzi, tutto, no, ragazzi, fermi tutti. Da dove cazzo è spuntata quella roba? Ok, fermo, ok, tranquilli.
Ok, vai subito a prendere le medaglie. Ma da dove è? Da dove cazzo è spuntata? È la mina che hai messo tu prima. No. Ma come? Ah sì, può essere che la TNT ha... No, no, senza... può essere quella. Ho fatto l'esplosione di una ragazzi, ha rischiato di rovinarci la vita questo coso. No! No. Non c'è il jetpack, non c'è il jetpack. Ma c'è il jetpack. Ma c'è il jetpack? Cosa facevo a fare il jetpack in 3 secondi? E come fai a prendere due monete senza atterrare? Non lo so, ho improvvisato. Scusate. Oh mio Dio. Ce lo potresti fare? Ce lo fai. No! Oh! Ragazzi, è vivo, curato. O chi se non può curare dovete correre verso la medaglia. Ah, vado io, tengo il jetpack. Sei tu dopo di me. Tu puoi curarlo, cura lui, stiamo più tranquilli. Allora, sì, cura lui, facciamo più tranquilli. Io piuttosto ti sparerei un colpo per devo per oppure, la no, scusa, c'hai ragione, usa. Come si chiama? L'operazione, vieni a prendere la medaglia, operazioni speciali come ho fatto io. Guarda che colpo che ha fatto questo. Mamma mia, ragazzi, una paura. Mamma mia, operazioni speciali con tutta tranquillità. Ti viene a prendere questa medaglia. L'ho preciso sulla medaglia, non scherzare e prendila. Ok, perfetto. Tutto a posto, tutto calcolato. Tutto dovrebbe essere almeno che non ti rimbalzi in testa. Dovrebbe ragazzi, essere. Abbiamo fatto l'Ardomulis. Aspetta, tutto. Abbiamo fatto la Madonna, Scettino! Ma Scettino, hai velocizzato in un momento critico. No, dai, seriamente, mo non lo fa più, dai. Ti prego, ma Scettino, basta. Il mio cuore non regge più. Abbiamo fatto l'Ardopolis e Struttoville senza sbagliare niente. Fai body block. Non so se fa sta cosa, ma sì, dai. Per vostra informazione, se lo fate un'altra volta, la porta si rompe. Sì. Ok. Adesso muoviti e fai. Così magari se qualcuno vuole raccogliere cose, io dopo cazzo sto andando pure io. Per l'attacco aereo. Metto qua sotto. L'attacco aereo. Ti preoccupa, lo so. Attacco radio. Ma sto scherzando. Ma c'è il blimp di merda. Dove lo vedo? Con sto cazzo di cosa. Velocità. Sto blimp di merda. messo in mezzo lo stronzo. proprio adesso. Oddio. Body blocking. Body blocking. Ah, uno bello è andato in fronte praticamente. Non ho fatto tanti danni perché Sli erano proprio in linea precisi. Però insomma, questo ha preso una bella botta. Anche Sli ce l'ha. Oddio, mo si fa tutto il giro fino laggiù a nuotare. Nuota. Meno che non cambia idea quel mezzo frame che risale qua. Oh. No. Niente, si fa tutto il viaggio. Nel blu, dipinto di blu. And I think to myself, what a wonderful world. Ottimo turno. No, non è una buona cosa questa. Adesso tocca all'altro. Ha fatto danni, però. Adesso è un problema, ragazzi. Enemy spotted. L'abbiamo perso. Lui è 45. 43. Magari non riesce a arrivare in alto. A tutto virare. O mette la TNT in acqua. Mettila in acqua. Sì, buttala in acqua. Andiamo. E buttala in acqua. Andiamo. Mamma mia, ragazzi, davvero. Questa la devi mettere. Questa la devi mettere. E anche stavolta non ho azzeccato quello che ha fatto la I. No. Speriamo che dava il pugno. Sarebbe stato bellissimo. Brividi. Tanti. Texture mancante. Troppo brividi. No! Ha preso la medaglia, a posto. Insomma, mica tanto. Vabbè che scivola giù, forse sì. Ciao, dovrebbe fare. T'ha proprio prende l'altro attacco aereo lì. Da un po'. Poteva esplodere da un momento all'altro. Ci siamo ripresi da stronzate. Finisce anche il tuo tipo lì. Ok. Adesso te puoi distruggere l'artiglieria con un morto. Parte che ha ammazzato con complimenti, bel colpo. Cos'è quello? No, i missili. Missili a ricerca, tranquilli. Cioè, oddio, tranquilli. Se lo ammazzate al prossimo turno, se no siamo nei guai.
E beh, dovrei arrivarci io col jetpack e poi lo ammazzo. Cioè, ma gira intorno, non lo prendo. No, lo prendo solo. Prende. Qua si prende solo. Ok. C'è pure l'attacco aereo, mi sa. C'è l'attacco aereo. Ah, beh, sì, ormai tranquillo, come liscio come l'olio. Ma è una spia. Non è lì. No, l'altro angolo. Cosa fai? Okay. Si vede nella mappa. No, non mi ricordo. Qualcuno gli dia del buon senso. Ok. L'angolo su. Okay. Monti, di che stai scherzando io? Ma non mi ricordo dove cacchio sia. Ok. Su. Qua. Destra. Pochino a destra, va bene. Dovrebbe andare così. No. Okay. Ma che cazzo? Ormai l'ho premuto io. Oddio, è lì. Ma che cazzo? Cos'era stato? Non lo so cosa è successo. Mi sa che l'avete mancato. La speriamo. Sì. Perché se metti pausa, credo che succeda quella cosa lì. Funzionerà. No, non l'hai preso. Ma non abbastanza. No, ragazzi, se escono i cosi, io vado a suicidarmi. E dai, lui non molla. Magari si ammazza da solo. Se escono i cosi. No! Ma dai, ma porca di quel cane. Vado a suicidarmi dietro per la vergogna. Perché abbiamo bisogno di quelli che hanno buona salute. Io bannaccio quel colpo sbagliato, ci ha quasi costato la partita. Sì, però va bene, alla fine io non credo che adesso vada da Mascettino che c'ha 19 lui, no? Perfetto. Tra l'altro se te sei quello sempre che rimane con più salute, Monti. Beh, io ero nascosto. Mi raccomando, non sbagliare perché sennò... Una bella coltellata, vai tranquillo. Hai un sacco di scelte. Io avrei fatto attacco aereo, poi vi dite. Io ho fatto coltellata. No, la coltellata magari rischi di prenderti 20. Ma dai, madonna, 19 da solo, come fai? Ragazzi, ci siamo andati vicini. Ci siamo caccati addosso. Eh sì, facciamo. Però dai, è uscita una bella missione, secondo me. Stavamo tutti lì. Caccati addosso. Ne prendi 5 bonus e 2 sono una per completamente e una per... Scusate, devo andare un attimo in bagno. Ho capito. Va bene. Però in teoria, dicevo, nella versione per il computer del gioco, se te ti metti nel punto esatto dove cade l'ultima medaglia, te ne dà una in più. Del conteggio totale. In teoria. No, allora, se non ricordo male... No, dai! Dai, così aggiunto col trucco il punto che mancava. Dai, volevo fare una campagna seria, cazzo. Che bulone. Sì, però dai, è anche vedere che è anche che bellino vedere, non so. Ah, cheeseburger lì, là sarà pieno di panini. Possiamo cominciare? Sì, grazie. Sì, direi di sì dopo questo. Oh, basta attaccare me. Una voce con un tono troppo... Ma il tono di voce di Masha che fa veramente... Sì, sì. Ma poi perché la cosa buona è che sta zitto tutto il resto del tempo, no? Più o meno. E poi quando si incassa, oh, ma porca di quel cane! Sinceramente, il fastidio genuino che hai provato. Hai capito? Il fastidio genuino. La sincera rabbia, questo quel povero. No, ma lo sappiamo che non è, però viene fuori esagerato rispetto a quello che è, capito? È quello che fa ridere. Trasmettiamo direttamente dal campo di battaglia. Ah, pensavo che continuasse, ok, va bene. Smesso. La sbomba è vitale per i maiali. Controllare la sbomba significa controllare il mondo. E questo vuol dire guerra. Cosa vuol dire? Guerra, sergente! Guerra con molta gente! Cosa ha detto quell'altro? Me lo sono perso. Quando l'ho detto, la missione 2, la ventesima saremmo diventati scemi. Cosa ha detto che non l'ho sentito? Non lo so. Ok. Prenda solo attacchi grigio. Grazie per istruzioni chiari e veloce. Chiari e veloce. Ah,
La vodka. Mamma mia. E attacchi il rosso. Tutto, tutto sto sake che mi hanno fatto bere. La versione nostra è un grappino del Trentino. L'amaro del capo, porca di quella puttana. Sì. Un grappino del Trentino. Ma poi soprattutto dei soldati italiani cappeggiati dalla leggenda Tappazzucchi, in grado di leggere pure gli ideogrammi giapponesi. Ma infatti la cosa che a me è sempre... Ecco chi è lo stronzo che scriveva il giornale. Era Tappazzucchi, è tutto il tempo. Ah sì? Sì, sì. Ma poi gli ha detto proprio in grande Tappazzucchi. Se non sbaglio, magari mi sbaglio io. Bello. No, non si prende da solo, la tira. Grande signor. No, oh mio Dio, che tiro che ha fatto! Leggendario, leggendario. È colpo della partita. Ora. Ma dai. È un colpo leggendario, ragazzi, non si può dire niente. Una spadata e finirà qua. Come ripoverà per sempre sulle patate. E tanto già Monti è morto un'altra volta. Tra l'altro un colpo di sfiga assurdo, cioè ragazzi abbiamo fatto delle missioni in cui abbiamo resistito tutti in maniera assurda e lì abbiamo perso un maiale a piena vita. Ecco qua. Il vero finale adesso è Monti che piange sulla tomba del suo migliore amico. Beh, non è proprio morto, c'ha solo un occhio nero.